Benvenuti a Terra Madre è tante cose, fra cui anche vino e ovviamente Freisa, un vitigno della provincia di Torino. Siamo qui con Matteo Rossotto, lui è presidente del consorzio del Freisa, ma fra le tante cose è anche maestro del gusto. Benvenuto, fra l'altro riconfermati, quindi benvenuto, per complimenti per questa riconferma. Cosa vi ha portato a essere maestro del gusto a voi come Rossotto azienda? Eccoci qua. Beh sì, appunto una riconferma dopo tempo, nel senso che noi praticamente siamo maestri del gusto dalla prima edizione, quindi è una cosa molto importante anche testimoniare di quanto crediamo in questo progetto. Cosa ci ha portato? Beh, innanzitutto essere maestro del gusto vuol dire avere l'orgoglio di quello che fai, l'orgoglio e la passione di un prodotto che stai facendo e quindi andarlo a esaltare nella maniera migliore. In più ci ha portato anche a collaborare con una serie di aziende e di maestri appunto del gusto che come noi mettono la qualità e la passione al primo posto per la produzione del proprio prodotto. Ovviamente voi producete vino, producete Freisa che è uno dei vitigni più conosciuti e sicuramente il più conosciuto della provincia di Torino. Se tu dovessi riassumere in tre brevi concetti il vostro percorso come produttore di vino, cosa mi diresti? Beh, in tre concetti, diciamo, tre parole differenti. In primis la tradizione, perché noi siamo la quarta generazione di produttori ed è, diciamo, una storia a cui teniamo tanto. Poi la passione, perché per fare un vino di qualità, di livello, partendo dall'uva, non basta solo vederlo come un lavoro, ma ci va anche la passione. E l'ultima cosa che sembra sempre scontata è la qualità, nel senso che in questo momento del mercato, per rimanere a galla, per essere bravi e competitivi, comunque bisogna sempre puntare alla qualità. Quindi diciamo sono i tre elementi che forse cerchiamo, cioè che forse ci contraddistinguono. Voi fate parte anche di Torino DOC, altro progetto della Camera di Commercio di Torino che lega tutti i produttori di vino. Alcune novità, alcune tue sentori per la produzione di vino in provincia di Torino? Progetti che puoi spoilerare? Beh, assolutamente. Beh, provincia di Torino è una viticoltura, cioè la provincia di Torino presenta una viticoltura molto antica, diciamo che se ne parla almeno dal 1400, poi probabilmente è ancora antecedente. È un momento di fermento, nel senso che il momento storico del mondo del vino sta portando l'attenzione anche su nuovi vitigni, nuovi viticoltori, quindi anche aziende più giovani e soprattutto produzioni meno scontate. Quindi è un po' il momento, diciamo, forse per diciamo, queste attività un pochino più artigianali, magari che sono state anche meno conosciute nel passato, che stanno tornando in voga. Come progetti, beh, diciamo che la Camera di Commercio ci sostiene molto, nel senso che da anni comunque sostiene progetti che hanno i singoli consorzi, in particolar modo nel mio consorzio con il consorzio della Freisa di Chieri, di Via della Collina Torinese, che da anni comunque organizza una manifestazione importantissima che si chiama Di Freisa in Freisa. E quindi i progetti ci sono sulla promozione sia, diciamo, a livello locale sia internazionale. Forse il progetto più ambizioso che c'è adesso è quello che potrebbe essere forse anche un pochino più facile da raggiungere, è quello effettivamente di riuscire a creare una rete piuttosto che una struttura tra tutti i consorzi della provincia di Torino. Ecco, quello lì potrebbe essere un passo per iniziare a costruire una grande zona vitivinicola nel cuore del Piemonte. Grazie mille Matteo e buon Terra Madre. Grazie.